Grazie. Ecco qua il libro di cui andiamo a parlare, l'ultimo lavoro di Roberto Calasso, L'Ardore, edito naturalmente da Adelphi, un lavoro che ha impiegato 15 anni circa della vita di Roberto Calasso. Lo dico perché l'aspetto quantitativo dà la dimensione anche dell'argomento nel quale ora cerchiamo di introdurci. Appassionante e che necessita di una guida, e quindi abbiamo chiamato l'autore proprio per aiutarci in questo percorso. Intanto diciamo che L'Ardore è un itinerario nell'India della civiltà dei Veda. Allora io andrei proprio con ordine, collochiamo nel tempo e nello spazio questa civiltà. Proviamo. Allora, intorno al 1500 avanti Cristo, una popolazione proveniente da una zona su cui ancora si discute, come su qualsiasi cosa riguardi il Veda, e che può oscillare tra la Russia del sud e alcune parti dell'Asia centrale, arriva nell'India che oggi è Pakistan, attraverso i valichi dell'Afghanistan. Questa popolazione porta due cose che erano ignote fino allora in quelle regioni, sono il cavallo e la ruota con raggi. Si insediano, sono una popolazione seminomade che non fonda città, che si sposta, va avanti e occupa uno spazio notevole, soprattutto nel nord dell'India. Cosa c'era prima? Prima c'era un'altra civiltà, la civiltà dell'Indo, che è anch'essa molto misteriosa e si era come esaurita due secoli prima, più o meno, anche qui sempre discusso. Solo che, e questa è una delle tante stranezze, per la civiltà dell'Indo abbiamo cose, abbiamo anche due città, Mohenjo-daro e Harappa, abbiamo oggetti, abbiamo immagini, ma non abbiamo parole, perché il linguaggio di quella civiltà non è stato ancora decifrato. Per il Veda abbiamo quasi soltanto parole, cioè un immenso insieme di testi, che sono appunto il Veda, fatto di quattro parti, Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Atharva Veda, e non ci sono quasi oggetti. Quindi una grande civiltà che ha lasciato... Una è cose senza parole e l'altra che ha lasciato parole anziché cose. Sì. Ed evidentemente non per caso, ma per scelta. Vado subito a una frase. Dunque, lei dice che nella civiltà vedica il pensiero è arrivato dove non arriverà mai più. E questo è il... Questo non so se lo... Ma è certo arrivato per certe cose più in là di dove siamo arrivati noi. Ecco, questo. E questo è, secondo me, la linea guida numero uno da dare al pubblico che ci ascolta, nel senso che è una lettura impegnativa che richiede anche tempo, un libro che secondo me si deve prendere, iniziare a leggere, lasciare, ricominciare, insomma, certo. Perché davvero un libro alla sorgente, va alla sorgente, all'essenza del pensiero, proprio della, sì. Addirittura della coscienza del pensiero. Sì, e quella è la parola chiave. Questo libro ha una ragione, cioè un passaggio da qualcosa di enormemente distante, che è questo strano fenomeno che avviene a partire da 3500 anni fa, per quello che ci risulta, ma per arrivare terribilmente vicino, cioè arrivare a cose che chiunque di noi inevitabilmente conosce dal momento stesso in cui nasce. Ci vuole spiegare meglio? La coscienza, prima di tutto. Il puro fatto di essere coscienti di qualcosa. Quindi essere consapevoli. E la sensazione di essere vivi. Questa la ha chiunque di noi. Quindi noi in questo momento siamo dentro questa cosa. Ma stranamente il pensiero occidentale si è soffermato su questo punto molto meno di questi strani uomini del Veda. Sa che la parola conscious, aggettivo, è entrato nel linguaggio filosofico alla fine del Seicento, cioè tardissimo. Quindi, mentre anche come lessico, certo, il Veda ha un ventaglio molto più largo. Una civiltà che, come dire,
cercava assolutamente la consapevolezza, la coscienza dei propri gesti, che trasformava, quindi credo, questi gesti in gesti religiosi inevitabilmente, insomma. Tutto era religioso, non c'è assolutamente un angolo della vita, era talmente tutto religioso che non avevano la parola per dire religione, non esiste. Perché era un tutt'uno. E nel sanscrito non c'è una parola per dire religione, perché è sottinteso. Allo stesso modo non avevano simboli perché tutto era simbolo. Esattamente, e questo sconcerta. E quanto molti. Di più distante da noi ci sia oggi? Sì, di fatto, guardi, ci sono solo due possibilità. O uno prende questo insieme di testi come una sorta di aberrazione, una delle tante stranezze del passato che poi il corso della storia ha accantonato, o se no queste cose possono penetrare come un cuneo dentro, le ho detto, le cose che ci sono più vicine. Non è solo il fatto di essere coscienti, è il fatto di respirare. Cioè, lo yoga nasce da qui, sì, lei, è un aggiogamento della mente. Lei scrive infatti come dire accorgersi di respirare, inghiottire, sì, copulare, sì, recidere, uccidere, sì, evacuare, cioè, parlare, bruciare. Gli atti elementari, sì. Gli atti elementari su cui questo pensiero, che è un pensiero che si può dire anche fisiologico, cioè che corrisponde in ogni passaggio a qualcosa che avviene non solo nella nostra mente ma nel corpo e nel rapporto tra il corpo e questo mondo esterno verso il quale è aperto, perché noi non possiamo vivere se non respiriamo, cioè se non prendiamo dall'esterno, certo, qualcosa. Certo. E così avanti. Però questo è unico. Anche perché il pensiero oggi, così come lo intendiamo noi, è l'esatto opposto. Cioè è un pensiero che ci serve, che ci serve per fare qualcos'altro. Lei lo definì da qualche parte una protesi. Ecco, no. Detto in poche parole, credo si possa mettere così. Il nostro mondo è stato grandioso nell'inventare protesi. Protesi sempre più perfette, sempre più grandi, o sempre più piccole, sempre più utili, sempre più potenti. Ma si è occupato abbastanza poco di chi inventava le protesi. Per cui la scienza oggi, sa, 3 giorni fa è apparsa una notizia sul Guardian abbastanza curiosa. La Royal Society, cioè la più prestigiosa associazione scientifica. Del mondo, per festeggiare i suoi 350 anni, ha posto attraverso il suo presidente Martin Rees, che è un grande scienziato, l'astronomo reale, 10 domande che sono domande finora senza risposta. E la prima è quella di cui parlavamo. Che cos'è la coscienza? Da alcuni decenni gli scienziati si occupano ossessivamente. E questo penso che possa servire ancora meglio a illustrare quello che Calasso diceva poc'anzi, cioè quando si affrontano questi argomenti uno può a un certo punto dire basta, non posso farne a meno, e in realtà è vero, noi possiamo farne a meno perché gran parte della nostra esistenza scorre senza che ignorando se ne abbia, totalmente tutto consapevolezza, questo. Oppure si può proprio invece arrivare a comprendere quanto di profondamente essenziale ci sia in quella civiltà. Che diventa ancora più essenziale perché ne facciamo meno, perché lo abbiamo rimosso, insomma, nel senso sì, che. Sì, io credo che immettere qualche goccia, le gocce del pensiero vedico sono come nitroglicerina. Fanno saltare dall'interno. Devo fare 3 domande veloci. La prima è se in questo atteggiamento, insomma, lo dico male, contemplativo estremo, cioè di ricerca della coscienza in ogni gesto, non c'è il rischio anche dell'inazione, nel senso uno non sta fermo perché appunto se la vita trascorre nella ricerca del pensiero assoluto l'azione non serve. Questa è una vecchia obiezione che viene fatta all'India in genere, gli occidentali dicevano sì sì loro saranno profondi, bravi, spirituali, però noi sappiamo fare le cose. No, non è così. Prima cosa, bisogna tenere presente che questi esseri che sono vissuti in quella età remota sono gli unici che continuano a esistere ancora. Sai che gli indù di oggi, che sono intorno al V secolo avanti Cristo, quello che si dice il Veda, confluisce in quello che oggi si chiama induismo. Cambia, diventa meno rigoroso, meno severo, meno profondo probabilmente. Però è la stessa impianto di pensiero e di religione. Sai quanti sono gli indù in India? Sono 800 milioni. Che compiono e continuano a compiere quei gesti.
che si... identici. No, sono solo una parte, le ho detto, molto certo, si è aperto, certo. Ma i samskara, che sono i sacramenti che punteggiano la vita di un indù oggi, risalgono al Veda. Perciò gli dei greci, nessuno compie, celebra Zeus oggi. Certo. O nemmeno Osiride, certo. Nemmeno Ea e Marduk, ma molti celebrano Vishnu. Noi europei, con tutta la nostra boria, siamo in tutto 500 milioni. Perciò vuol dire che questa cosa ha avuto una potenza molto superiore. E poi aggiungerei solo un'altra cosa per quello che riguarda il fare. Per me il culmine vedico non viene, il culmine nel fare viene con un imperatore che appartiene già all'età induista, che è Ashoka. Ashoka aveva un impero che andava dall'Afghanistan al Bengala, perciò enorme. E a un certo punto decise di diffondere nell'India dei suoi editti, in cui diceva il suo pensiero ai suoi sudditi. Ebbene, è l'unico potente al mondo che ha fatto una guerra ferocissima, che ha vinto contro i Kalinga, vuol dire l'orissa di oggi, e poi ha inciso su roccia un editto in cui diceva che se ne pentiva. È l'unico, non ce n'è un altro. Non solo, ma il primo di questi editti dice: qui non devono esserci sacrifici in cui si uccidono esseri viventi. La prima frase di questo imperatore ai suoi sudditi. Sono due cose che credo ci possono... Non solo, ma noi siamo molto fieri dei nostri diritti dell'uomo. C'è un altro editto di Ashoka in cui si dice: dobbiamo rispettare e diffondere tutte le religioni. Questo non l'ha detto nessuno, nemmeno oggi. E perché? Perché se non lo facciamo, danneggiamo la nostra religione. E Ashoka si convertì al buddismo, era un eretico rispetto al Veda in un certo senso, ma un eretico che apparteneva al cuore del Veda, perché tutto il buddismo in realtà è una lotta interna a questa grande concezione. Perché scompaiono improvvisamente? Il Veda non è che scompaiono, l'ho detto, diventa l'induismo, il che vuol dire che questa dottrina altamente metafisica diventa qualcosa di molto più semplice e più sentimentale, che è chiamato la bhakti, la devozione. Lei si vede oggi, se lei entra in India, nelle centinaia, migliaia di templi, vede compiere quei gesti, sono i gesti della bhakti, che è già una cosa complessa, però non è il Veda. C'è una grande parte, insomma, dedicata al sacrificio, al significato del sacrificio, che io non affronterei in questa sede perché è insomma, guardi, come ha detto però, un grande indologo, il sacrificio è il rompicapo della vita e della morte, perciò ci si può spaccare la testa. Che infatti è il rompicapo intorno al quale, sì, poi questa storia che ruota, ma diciamo che il sacrificio, quindi la cosa più materica più, che c'è, insomma, il sangue addirittura, no? È in qualche modo il tramite fra l'invisibile e il visibile, come ha scritto bene Emanuele Trevi, sì, in una recensione al suo libro sul Manifesto. È quello, no? Il punto, è quella la ragione per cui dubito che quando si parla oggi di revival religioso, eccetera, si parli di fatto di religione. Oggi ciò che vediamo come ripresa, cosiddetta ripresa religiosa, credo che sia una beffarda vendetta della secolarità, perché la secolarità, che è stata conculcata per centinaia di anni, alla fine riesce ad accogliere le religioni trasformandole in una sorta di superpartiti che in realtà nulla hanno di religioso. Vedo se dico bene, lei dice, insomma, la religione così come dovrebbe essere, come probabilmente si può intuire da questa lettura, è la riverenza verso l'ignoto che noi non abbiamo più. Sì, è uno dei vizi fondamentali del nostro mondo, questa mancanza. E poi sa, la fede, se non è quello che diceva Dante, che è la definizione più bella che conosco, cioè si trova nel paradiso, dice: fede è sostanza di cose sperate ed argomento delle non parventi. Se non c'è l'argomento delle non parventi, se non sono percepite, certo, certo. Non c'è...
Cavasso, senta, posso chiederle per chiudere un'ultima cosa? Noi abbiamo preparato un'illustrazione, sì, che vorrei che lei commentasse, che poi è la copertina del suo libro, dell'Ardore, che mostro ancora una volta alla telecamera. Eccola qua, e con questo... Ah, questa è una statua che ha una strana storia e provo a raccontarvela. Prego, abbiamo un minuto, prego. Dunque, questa fanciulla senza testa che vedete si chiamava Malli. È una principessa che, secondo i jainisti a cui questa statua appartiene, la statua si trova oggi a Lucknow, grande città dell'India, sarebbe vissuta 6.580.000 anni fa. Ma non bisogna spaventarsi delle cifre, come sempre in India. Allora, una cosa curiosa è questa, che i jainisti si dividono in due scuole diverse. C'è una scuola, i Digambara, che pensa che una donna non possa mai essere illuminata, non può mai raggiungere l'illuminazione, la escludono completamente. Poi c'è un'altra scuola, gli Shvetambara, che sono più tolleranti e dicono che la donna in casi rarissimi può raggiungere l'illuminazione. E perché? Perché appartiene ai 10 eventi inaspettati. Malli è una, però è importantissima perché è uno dei Tirthankara, cioè di quelli che hanno preceduto il Mahavira. Mahavira è il fondatore del Jainismo ed è una figura parallela, anche per epoca in cui è vissuto, a Buddha. E allora questo essere di grande bellezza e di grande rarità, perché di donne, di fanciulle contemplanti pochissimi casi rimangono, ancora oggi testimonia. Cavasso, la ringrazio molto. L'Ardore, come avete inteso, parla profondamente di noi, dell'aspetto più profondo di tutti noi. Grazie infinite per essere stato qui. Grazie, Cavasso. Grazie molto.